Il film Il resto di niente è dedicato alla figura di una donna che potremmo definire controcorrente, Eleonora de Fonseca, una nobile portoghese che alla metà del 1700, ancora giovanissima, si trasferisce con la famiglia a Napoli. A Napoli, la famiglia di Eleonora si inserirà all'interno del contesto dei nobili, quindi della monarchia. Ma la giovane Eleonora difficilmente riuscirà ad adattarsi a ciò che in questi ambienti accade e inizierà invece a seguire una sua personale ricerca del senso che la porterà molto rapidamente ad avvicinare gli ambienti in cui si organizza la rivoluzione, la famosa rivoluzione napoletana collegata alla rivoluzione francese. Ora, è chiaro da un lato che tra noi e la vicenda di questa donna esiste una grande distanza, ben poco abbiamo da condividere con le parrucche, che vedremo nel film. Al tempo stesso, però, è anche vero che ci sono dei motivi comuni tra ciò che noi poniamo in essere, in merito alla ricerca del senso e ciò che questa giovane donna farà. Per esempio, come non trovare dei punti di aggancio quando vedremo agire Eleonora nel tentativo di fare della scrittura il suo ambito di riferimento, quindi la sua scelta identitaria privilegiata. Come non riconoscersi nella voglia, nel tentativo che questa donna compie di far partecipare alla presa di coscienza esattamente il popolo, di Napoli? Come non vedere all'interno di questo atteggiamento la scelta dell'autodeterminazione, quindi del valore della scelta personale da parte di questa donna. Ecco, questi sono motivi che tengono insieme, seppur nella distanza temporale, tengono insieme la vicenda di questa donna con ciò che noi possiamo vivere, oggi. Consiglierei poi di guardare il film con tre domande in testa. Alla prima domanda si troverà una risposta in maniera specifica. Proprio alla fine del film, quando Eleonora sarà definita una femmina svergognata. Ecco, per quale motivo viene definita femmina svergognata? La seconda domanda è: qual è esattamente la colpa, insita nella lettura dei libri? Ecco, il marito la accuserà in particolare di questo, ma appunto, quali sono i motivi, se ci sono dei motivi di questa accusa? E infine una terza domanda, alla quale noi troveremo una risposta già nei primi momenti del film. Secondo Gaetano Filangieri, che viene ripetutamente citato negli ambienti rivoluzionari frequentati da Eleonora, secondo il Filangieri, dunque, qual è il dovere del filosofo? E poi diranno che è un film furbo, banale, scontato, facile. Tutti si sentono in diritto, in dovere di parlare di cinema. Tutti parlate di cinema. Tutti parlate di cinema, tutti! Ma noi ne possiamo parlare perché mi sembra che abbiamo. No! Parlo mai di astrofisica io? Parlo mai di biologia io? Ti stai creando dei problemi che non Tu esistono. stai zitto, già do un quadrato a te! In che senso? Nel senso che ho capito i tuoi interessi! Quali interessi? Tu è meglio che stai zitto, lascia parlare me. No! Parlo mai di neuropsichiatria? Parlo mai di botanica, parlo mai di algebra! Michele, tu stai facendo un film Io bellissimo! non parlo di cose che non conosco! Parlo mai di epigrafia greca! Parlo mai di elettronica! Parlo mai delle dighe, dei ponti, delle Dica autostrade! l'artista Io non che stai parlo di facendo un film cardiologia! stupendo! Io non parlo di radiologia! Te Non lo parlo delle cose garantisco, che non Michele! conosco! Basta! Non parlo di cose che non conosco! Senz'altro le parole di Moretti fanno sorridere.
Esse però al tempo stesso lasciano intendere che parlare di un film, ma anche guardare un film, è un'operazione che richiede una qualche consapevolezza. Noi ci predisponiamo ora a scrivere dunque delle recensioni e ci piacerebbe che queste recensioni fossero organizzate, come abbiamo detto durante le lezioni, secondo tre momenti. Il primo momento è ciò che definirei il terreno comune, cioè mi piacerebbe che noi provassimo ad estrapolare o ad evidenziare ciò che la vicenda di Eleonora può avere in comune con noi o eventualmente con i lettori che leggeranno le nostre recensioni. Il secondo momento della nostra recensione deve fare riferimento al punctum, che è, come abbiamo detto, ciò che in particolare ci ha colpito in ciò che abbiamo visto. Si tratta allora di motivare esattamente, di trovare argomenti a sostegno del fatto che ciò che abbiamo visto è effettivamente importante all'interno del film. La terza ed ultima parte della recensione deve essere invece costruita come una sorta di, all'interno, ecco, di una specie di approccio dialogico, cioè noi non vogliamo effettivamente concludere ciò che del film si può dire, ma vogliamo invitare il lettore a fare egli stesso l'esperienza di senso che deriva dalla visione. Quando avremo finito di organizzare la nostra recensione secondo questi tre momenti, potremo inviarla all'indirizzo, al mio indirizzo email che vediamo in questa slide.